a tutti, sono Sofia Buonsignore e rappresento la classe quinta di logistica. Ho deciso di intraprendere questo indirizzo perché secondo me ha un grande sbocco a livello lavorativo e inoltre abbiamo la facoltà di logistica nella nostra città. Intraprendendo questo indirizzo ho potuto partecipare a diversi stage. Il più recente è stato Mareport nel porto di Livorno, mentre nel mese di maggio un gruppo di noi ha potuto partecipare a uno stage internazionale a Rotterdam, durato 2 settimane, nel quale, oltre ad aver visto dettagliatamente cosa succede all'interno di un porto internazionale, ha potuto anche migliorarsi con la lingua inglese, facendo ore in più di lingua. Amministrazione, finanza e marketing. Ciao a tutti, sono Nicolò e rappresento la quinta di AFM, ovvero Amministrazione, Finanza e Marketing, un indirizzo conosciuto anche banalmente come il tradizionale. Nel mio indirizzo studiamo l'economia aziendale, l'economia politica e il diritto, ovvero quindi andiamo proprio a improntare i nostri studi su come lavorerebbe nel futuro un commercialista o un ragioniere, ecco. Con l'economia aziendale appunto studiamo per esempio il bilancio, la partita doppia, quindi appunto proprio documenti scritti pratici che svolgono le aziende, ecco, possiamo dire così. Mentre per quanto riguarda il diritto applichiamo gli studi di economia nella parte giuridica e per quanto riguarda l'economia politica studiamo i sistemi di produzione e come questi appunto avvengono nei vari paesi, le relazioni tra questi e anche gli scambi, ecco. Con il mio indirizzo sicuramente abbiamo tanti sbocchi, possiamo dire, perché comunque studiamo da una parte in teoria e poi in quarta e quinta abbiamo anche l'opportunità di applicare i nostri studi attraverso degli stage, dove appunto ci richiamo invece di andare a scuola negli studi proprio di commercialisti o di assicurazioni, dove appunto possiamo mettere in pratica quello che abbiamo appreso in quel periodo di tempo. E abbiamo anche opportunità più internazionali, ecco, come per esempio il progetto Erasmus, il quale ti permette di vivere un anno all'estero dove tu non studi ma lavori da qualche parte, ecco, in un ufficio, in un negozio di abbigliamento, comunque dove sempre appunto abbiamo attinenza all'economia. Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e rappresento la quinta RIM, ovvero Relazioni Internazionali per il Marketing. In questo indirizzo studiamo le lingue, ossia l'inglese, lo spagnolo, il francese e il cinese, che considero la lingua caratteristica di questo indirizzo. Per il mio, il cinese è una lingua molto particolare, ma anche molto affascinante allo stesso tempo. Oltre a questo, in economia aziendale studiamo come si organizza un bilancio e come rapportarci con gli altri stati europei e extraeuropei dal punto di vista economico. Ciao a tutti, mi chiamo Glory e frequento l'ultimo anno dell'indirizzo turistico nella scuola Vespucci Colombo. Ho scelto questo indirizzo 5 anni fa perché ho sempre avuto la passione per il viaggio e per le lingue. Infatti, frequentando l'indirizzo turistico si ha la possibilità di studiare oltre che l'italiano, l'inglese, lo spagnolo o il francese oppure il tedesco. Io personalmente ho scelto di studiare sia lo spagnolo che il tedesco e diciamo che lo studio di queste lingue comunque mi ha portato un sacco di soddisfazioni. In più, nell'indirizzo turistico si ha la possibilità di studiare altre materie inerenti comunque al turismo, come la geografia, l'economia aziendale, insomma. E poi dal punto di vista lavorativo comunque ho scelto questo indirizzo perché ho la possibilità con il mio futuro diploma di avere ampia scelta appunto nel settore. E comunque lavorare nel settore del turismo ti porta a fare molte esperienze importanti, interessanti. In più, la nostra scuola dà ogni anno la possibilità di fare degli Erasmus o degli scambi interculturali. Oltre alla presenza di 3 lingue, le altre materie di indirizzo sono economia aziendale, dove il primo anno è concentrata principalmente in un'economia più a livello turistica, magari flussi turistici, turismo magari per le aziende. Un'altra materia di indirizzo è appunto il diritto, dove il primo anno è concentrato più in un diritto a livello costituzionale, parlamentare e a susseguirsi sempre un diritto legislativo turistico. In più un'altra materia di indirizzo sempre è la geografia quindi a livello turistico si vanno a studiare le principali località turistiche, per quale motivo un turista sceglie di andare in un posto piuttosto che un altro.
In più, il turistico ti dà la possibilità, finita la scuola, di conseguire gli studi, se uno ha piacere, oppure di entrare subito a lavorare. Cosa si può fare sostanzialmente con il diploma turistico? Puoi andare a lavorare in un'agenzia turistica, puoi diventare una guida turistica facendo un concorso che ti dà un brevetto, puoi diventare un accompagnatore turistico, un hostess, puoi fare l'interprete, insomma, lavorare nel settore del turismo. Le scelte sono ampie e le possibilità sono molte. Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e frequento la quarta, indirizzo SIA, Sistemi Informativi Aziendali. Questo indirizzo dà la possibilità a tutti gli studenti di, diciamo, apprendere l'informatica a pieno, soprattutto l'informatica a livello aziendale e manageriale. Diciamo che nel nostro indirizzo studiamo i principali linguaggi di programmazione, come ad esempio il C++, il PHP, il linguaggio SQL, e in più ci occupiamo anche di analizzare le reti dell'azienda, quindi ad esempio il sistema informativo proprio in sé per sé, come ad esempio i database, le connettività all'interno dell'azienda, e diciamo che questo indirizzo dà una conoscenza a tutto tondo dell'informatica. Inoltre noi sviluppiamo siti web con l'HTML e CSS, sviluppiamo programmi e sviluppiamo anche app. Personalmente ho scelto questo indirizzo perché sono sempre stato appassionato dell'informatica e di tutto il mondo che riguarda il digitale.